Il sermone del fiore. Il dicibile nell'indicibile. Una lezione per l'Occidente. Si racconta che il Buddha, mentre si trovava sul monte Gridrakuta, colse un fiore di fronte ai suoi discepoli e lo tenne a lungo davanti a sé contemplandolo. Coloro che lo circondavano si attendevano una spiegazione di quel gesto, mentre Mahakashapa si limitò a sorridere al maestro che reggeva il fiore. Il Buddha disse allora: «Le parole non possono raggiungerlo, le parole non possono insegnarlo, e questa è la verità che ho appena insegnato a Mahakashapa». Da quel giorno Mahakashapa divenne il primo patriarca dello Zen, poiché proprio in questo koan, noto come il sermone del fiore, ma anche a volte come il fiore e il sorriso, l'originale cinese della storia, dice Nian Hua Wei Shao, che sarebbe: prendi il fiore, o prendere il fiore e un sorriso sottile. Ebbene, nel sermone del fiore è racchiusa l'origine dell'interpretazione zen, ossia di una trasmissione conoscitiva, praina, capace di aver luogo oltrepassando il medium della parola o della scrittura. I quattro versi chiave nel racconto del sermone del fiore sono riassunti in quattro epigrammi cinesi, il cui primo dice: una comunicazione che oltrepassa la scrittura, non fondata sulla parola scritta, che mira direttamente alla mente umana e arriva alla buddhità attraverso se stessi. In questi brevi versi della tradizione orientale viene proposta la trasmissione di una sapienza radicale capace di offrire accesso a realtà superiori alle forme della comunicazione strutturata convenzionale, ma pur sempre delle realtà in qualche modo comunicabili che allo stesso tempo racchiudono una profondità di significati non raggiungibile dagli schemi della parola articolata. Del resto, il pensiero orientale si nutre fin dalle sue origini di verità che noi diremmo antipodi, in cui l'occidentale riesce solo a scorgere le forme del paradosso. È nota l'apertura di uno dei più importanti testi classici della tradizione cinese, in cui è scritto: il Dao che può essere nominato non è l'eterno Dao. Il Dao De Ching, questo è il testo, dichiara fin da subito che la trasmissione di contenuti significanti fondamentali non è autenticamente possibile attraverso il solo medium della parola che tanto affascina l'occidentale, stabilendo al tempo stesso un'irrisolvibile asimmetria tra nominabile e nominato, parallela ad una sovrabbondanza del significato rispetto al linguaggio. Vi ricordate quel verso di Ungaretti: tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla. Nel sermone del fiore, non soltanto la parola non è capace di cogliere la natura più intima dell'insegnamento del Buddha, ma è invece attraverso il distanziamento dalla comunicazione esplicativa che Mahakashapa riesce a raggiungere il cuore di quell'insegnamento silente. Allora, a questo punto, si potrebbe anche parafrasare l'incipit del Tao Te Ching e dire:
il significato che può essere nominato non è l'eterno significato. Se la filosofia occidentale contemporanea avesse recepito anche questo solo aspetto del pensiero orientale, si sarebbe risparmiata molti affanni e tante gravi fallacie che ancora l'appesantiscono sotto il rinnovato antropocentrismo della prestidigitazione che la riduce al linguaggio. In un altro racconto della tradizione posteriore, noto come Quello che piace ai pesci, un racconto noto per che si racconta anche ai bambini nelle scuole in Cina ancora oggi, e di cui i protagonisti sono il grande maestro Chuang Tzu ed il suo amico Hui Tzu, si racconta che i due sapienti taoisti passeggiavano nei pressi della cascata del fiume Hao quando Chuang Tzu disse rivolto all'amico: «Vedi come i pesci vanno in superficie e nuotano come piace a loro? Questo è ciò che davvero piace ai pesci». Quella dichiarazione, Hui Tzu replicò immediatamente: «Ma tu non sei un pesce. Come puoi dunque sapere quello che piace ai pesci?» Hui Tzu utilizza qui una struttura logica che per l'occidentale è detta come inferenziale, del tipo «se P allora Q». All'osservazione dell'amico Chuang Tzu rispose: «Allora, se per questo tu non sei me, quindi come puoi sapere se io non so cosa piace ai pesci?» Vedete, qui Chuang Tzu riprende a sua volta la stessa struttura logica dell'obiezione proposta da Hui Tzu, invertendola non soltanto in una maniera tale da refutare l'argomentazione dell'amico, ma per condurre ad una condizione di stallo tipica della logica bipolare. Questo è un tratto fondamentale, in particolare del pensiero zen e nel pensiero orientale, quello di costruire un discorso per far sì che questo arrivi ad un paradosso, ad un vicolo cieco logico, per mostrare però indirettamente come vi sia nel reale, nel pensiero, nel significato qualcosa che è oltre le contraddizioni della logica. Hui Tzu, a questo punto, non avvertendo il significato di quell'inversione proposta da Chuang Tzu, si ostina sulla propria linea argomentativa, invocando ancora il principio di soggettività e aggiungendo una staffilata che egli ritiene conclusiva: «Hai ragione, io non sono te e non so di sicuro cosa tu sai. Comunque, non sei di certo un pesce e questo prova che tu non sai cosa piace ai pesci». Per molti versi, Hui Tzu è molto più vicino a noi, così come lo è ai cinesi contemporanei, di quanto non lo sia chiaramente Chuang Tzu. Pensate che quest'idea «io non sono te e non so di sicuro cosa tu sai» è un'idea che ha una corrispondenza nella nostra cultura nell'ambito biblico. Se voi pensate, il salmista, il Salmo 139, attribuirà la capacità di vedere nel suo cuore proprio alla divinità. Ed è su questa onniscienza che ha il divino nella Bibbia che viene costruita un'intera teologia in Occidente, cosa che non c'è in Oriente. Se volessimo tradurre queste brevi battute tra Chuang Tzu e Hui Tzu in termini logici,
potremmo utilizzare una cosa che si chiama, che viene definita l'implicazione filoniana, ossia se A non sei un pesce, allora B non sai cosa piace ai pesci. Se C tu non sei me, allora D non sai se io so cosa piace ai pesci. Ebbene, non voglio dilungarmi sull'aspetto logico, ma questa implicazione logica tratta sostanzialmente di due tipi di condizioni, quella sufficiente e quella necessaria. Supponendo che è vero da deriva B, si può stabilire la condizione sufficiente secondo cui A è condizione di B e poi la condizione necessaria C è condizione di D. L'esempio classico, scusate, magari avrei dovuto dirlo prima, è quello secondo cui se piove allora ci sono le nuvole in cielo. Questo uno si usa sempre per spiegare questa struttura logica. Ebbene, non sfuggirà a coloro attenti che tale esempio è affermativo, non negativo, mentre l'osservazione di Yu Zhu è negativa. Cioè, affermativo è, non è. Lui parte da non sei, non sei. E qui ci sarebbe da aprire una grossa parentesi che non apriremo in questo, ma continueremo con la storia. Infatti, Chuang Tzu, senza lasciarsi intrappolare dall'argomentazione sillogistica dell'amico, replica con una richiesta che conduce all'argomento finale. Torniamo per favore alla domanda originale. Tu mi hai chiesto come so cosa piace ai pesci. Allora tu già sapevi che lo sapevo quando mi hai posto la domanda. Ed io lo so semplicemente stando qui, vicino al fiume Hao. E qui, anche qui bisognerebbe aprire forse un'altra parentesi, perché se voi, come dicevo prima, chiedete ad un cittadino cinese medio, non qualcuno che abbia una formazione più specifica, di elaborare su questo concetto, il cinese medio ritiene, senza accorgersi della profondità di questo koan, che Chuang Tzu sia quello che è stato messo nel sacco dal suo amico. Ebbene, non è così. I messaggi antichi posseggono sempre non soltanto una plurivalenza di significati, ma anche la necessità di leggere nella storia tra le righe. Se uno legge questa storia seguendo le prassi degli antichi, capisce innanzitutto che non potrebbe darsi una storia in cui il secondo più grande sapiente della storia cinese, dopo Lao Tzu, viene Chuang Tzu e poi viene Confucio. Ebbene, è sicuramente il secondo più grande pensatore nella storia del pensiero Zen. Si capisce immediatamente che Chuang Tzu non poteva essere presente, non può essere nella parte di quello che ha detto un'assurdità. Allora bisogna incominciare a capire che dentro questo messaggio ci sono più livelli, che ci sono più discorsi, che non si esauriscono nella semplice banalità che noi accettiamo immediatamente del "ah, ma tu non sei un pesce". Chuang Tzu si riferisce qui anche indirettamente al principio taoista del Wu Wei, ossia all'agire senza agire.
E propone allora una via di comprensione libera dalle costrizioni in cui il linguaggio ingabbia la mente, capace di intendere solo relazioni conseguenziali. Vedete, in questa storia, che è apparentemente semplice, ci sono insegnamenti che tendono anche a rompere un meccanismo materialista dell'esistente, della comprensione, del reale. Il Tao Te Ching riporta: il Tao è sempre Wu Wei, non agente, e nonostante questo, nulla rimane incompiuto. L'azione o la comprensione proviene in questo caso dalla non azione, il Wu Wei, un principio inconcepibile per l'impostazione materialista occidentale in cui l'azione, il patire del mondo, è la sola forza agente e riconosciuta. Non a caso ho messo all'inizio una citazione dal Faust di Goethe, Im Anfang war die Tat, che significa che praticamente una, anche nel testo, nel contesto di Goethe, è un modo per riformulare l'incipit del Vangelo secondo Giovanni. In principio era la parola e la parola era presso Dio, che poi a sua volta è una reinterpretazione del principio del libro del Genesi. Guardate quanti rimandi, quanti richiami, quanti riferimenti che ci sono sempre nel mondo della cultura. Ebbene, Goethe, da perfetto occidentale, da perfetto iniziatore di una particolare tradizione intellettuale, trasforma questo in principio era la parola, in archeno logos, con in principio era l'azione. Sostituisce alla parola l'azione, principio d'azione, il quanto. Scusate, sto divagando. Invece, colui che più si avvicina al discorso di Chuang Tzu è Platone. Conoscere e riconoscere. Per questo Chuang Tzu sa, può sapere cosa piace ai pesci. Curiosi questi collegamenti. Ebbene, ad una lettura, come dicevamo, poco attenta del racconto, può apparire che Hui Tzu abbia confutato logicamente la dichiarazione di Chuang Tzu semplicemente invocando il principio di soggettività, chiedendo sia come potesse egli, visto che Chuang Tzu non è un pesce, sapere cosa davvero piace ai pesci. Se però si approfondisce la struttura di questo racconto, ci si accorge che Hui Tzu, diversamente da Makashapa, perde qui l'opportunità di essere un buon discepolo, ossia di imparare proprio da quanto il maestro non dice, poiché con un maestro bisogna soprattutto considerare quello che fa e non quello che dice, o, come dirà il piccolo principe, il ne faut jamais écouter les fleurs, il faut les regarder et les respirer. Non bisogna mai ascoltare i fiori, bisogna guardarli e respirare il loro profumo. Di nuovo, una conoscenza che guarda al mondo da una prospettiva altra, o quantomeno altra rispetto alle prospettive verso le quali siamo oggi stati indirizzati. E Chuang Tzu prova ad indirizzare l'amico
mostrandogli la gabbia della sua stessa logica, quando rivolta l'argomento osservando tu non sei me, cioè rivolta lo stesso argomento logico. Quindi come puoi dunque sapere se io non so cosa piace ai pesci? Uizu però, invece di ascoltare il messaggio celato, ben celato nell'osservazione del maestro, prova di nuovo ad incalzare, utilizzando una logica fattuale e conseguenziale che si potrebbe ben dire di tipo, con un anacronismo ovviamente, di tipo occidentale. Tu non sei di certo un pesce, e questo prova che tu non sai cosa piace ai pesci. A non A, dunque non B. Chuan Tzu, come ogni maestro, non volendo evidenziare apertamente la fallacia dell'amico, anche perché in quel modo egli non potrebbe imparare, gli chiede allora bonariamente di tornare all'argomento iniziale e risponde invocando la comprensione per prossimità. Lo so semplicemente stando qui vicino al fiume Hao. Nuovamente una risposta, come nell'insegnamento del Buddha nel Sermone del Fiore, che non può essere verbalizzata o riassunta unicamente attraverso il suo contenuto di causa ed effetto, o causa, relazione ed effetto. L'essenziale in questo koan è che per capire è anche necessario riuscire a sentire, essere pienamente accanto al fiume Hao, sentire il fiume di pesci nel suo greto, smarrendo la distinzione fallace tra io e mondo che allontana invece di avvicinare. Qui si dirà, la causa determina l'effetto tanto quanto l'effetto determina la causa. Un occidentale qualunque, di fronte ad una tale argomentazione, si ostinerebbe anch'egli nella fallacia di Uizu, strillando pestiferamente a sua volta: tu non sei di certo un pesce, e questo prova che tu non sai cosa piace ai pesci. L'incapacità di comprendere si barrica sempre dietro rigide formulette e filastrocche di cause e conseguenze, rimanendo fatalmente estranea ai segreti celati nella comprensione che partecipa del compreso. Quanto più l'essere umano si addentra nelle terre della rigida conseguenzialità tra causa ed effetto, nome e cosa, tanto più accede anche al mondo della separazione, ad una realtà fredda dove esistono soltanto determinazione e negazione, A e non A, allontanandosi fatalmente dal sentire e dalla comprensione autentica capace di contenere nel suo abbraccio osservatore ed osservato, significante e significato. Platone, alla domanda su come si poteva identificare la filosofia, a cosa si poteva far riferimento, lui indica l'arcobaleno, perché l'arcobaleno è figlio della meraviglia, Tao Mazei. Nel mio piccolo io dico anche amare e capire. Il Genesi descrive l'epoca storica precedente alla caduta come quel tempo in cui il nome è la cosa. Mentre i greci intuivano questa ricongiunzione nella più possente delle loro forme, ossia il symbolon, il simbolo, l'unione, il mettere insieme, symballein, che coincide anche con la comprensione nel suo significato di abbraccio, opposto a
di Aballein, di vivere. Cogliere il significato di qualcosa per l'antica Grecia e anche per l'antico Oriente significa allora abbracciarla. Il Symballein ricompone ciò che è spezzato, mette insieme quel che appariva diviso, e il sommo Platone vedeva in questa ricomposizione il simbolo supremo dell'amore, in cui ciò che è spezzato torna finalmente ad essere intero, una profonda e radicale riappacificazione tra il cuore e la vita, espressa con una grandiosità stilistica nelle parole di Diotima di Mantinea, secondo cui l'amore unisce l'universo a se stesso. Ogni aspirazione al bene meriterebbe il nome di amore, ponendo qui l'amore non solo come symbolon, ma anche come synolon fondamentale tra l'infinito del bene e l'infinito del cosmo. E anche ponendo l'essere umano che ama come centro di tutte le cose, ma non più un centro della volontà, ma un centro del sentire, che attraverso il Tao Mazen, attraverso la meraviglia, attraverso il cuore, sente e dunque comprende. E torniamo di nuovo al Piccolo Principe. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'altra grande conseguenza di questa profondissima metafisica è che la separazione è il solo dolore. Secoli dopo, Arthur Schopenhauer, il primo filosofo occidentale a riconoscere nella sua opera il valore concettuale della tradizione dell'Estremo Oriente, nei Parerga und Paralipomena scriveva un aforisma che potrebbe ben fare da corollario al racconto quello che piace ai pesci. Scrive Schopenhauer: «L'uomo che sale in una mongolfiera non si sente come se stesse ascendendo. Vede solo la terra sprofondare sotto di lui. C'è un mistero che capiranno solo coloro che ne sentono la verità». Un grande riconoscimento filosofico del rapporto tra il sentire e la verità. Il Piccolo Principe, riecheggiando certe argomentazioni di Pascal, lo rivelerà annunciando la semplicità del suo segreto. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ecco il mio segreto, ecco qui il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Un'affermazione che appare interamente incomprensibile alla mente giudicante e calcolante, per la quale l'universo intero è sempre e soltanto una questione di pesi e misure. Quando proviamo a comprendere l'Oriente attraverso le categorie dell'Occidente, in realtà ce ne allontaniamo. Come quei discepoli che pensavano vi potesse essere una spiegazione al sorriso del Buddha che non partisse da noi stessi. Conoscere e riconoscere. L'Oriente non può essere compreso appiattendolo nell'Occidente, perché il suo pensare non è un epitome del pensiero occidentale, ma un grandioso compimento concettuale parallelo ed esterno alle categorie dell'Occidente. Quando si tenta di comprendere l'Oriente riducendolo all'Occidente, allora
tutto ciò che ci si trova di fronte è a malapena uno specchio deformante e deformato, offuscato da categorie imposte ad un pensare reso irriconoscibile dall'identificazione con strutture concettuali e categorie improprie. Per fare un esempio, nella letteratura sull'argomento si ricorre spesso al termine paradossi zen, come abbiamo fatto anche prima, come abbiamo indicato prima, perché certe storie, poesie e pensieri dell'Oriente parlano attraverso una struttura che l'occidentale riconduce a quella per egli nota del paradosso. Quello che però noi chiamiamo paradosso, l'orientale lo chiama rivelazione. Il pensiero del lontano Oriente, attraverso insegnamenti paradossali, detti paradossali, prova ad oltrepassare la forma logica delle parole e del significato per ricongiungersi a questa su un livello di comprensione più ampio o più profondo. Il pensiero orientale, così come il pensiero occidentale, arcaico e antico, preferisce sempre la profondità all'altezza. Sono modi lontani di intendere. Se l'occidentale è ossessionato dalla definizione e dalla manipolazione, vuol sempre dividere, chiarire. L'altra sua ossessione è quella della luce come disvelamento e vuol frazionare e sezionare. Il pensiero orientale antico sente e insegna che questa mania della divisione, questa presunzione di comprendere, è sempre vanità o follia dell'essere umano. Cogliere il reale, termine in sé sempre immensamente ambiguo, attraverso il sentire, significa allora percorrere quell'altro sentiero, percorrere quella strada del Tao in cui si incontrano cose che si possono conoscere ma non nominare. E significa allora anche avvicinarsi alle molteplicità della realtà in modi che la separazione introdotta dalla distanza tra noi e il mondo non è in grado di intendere. Grazie.